prima ondata di maltempo ed è già emergenza, il territorio flagellato dalle piogge insistenti comincia a cedere sgretolandosi lentamente. La mancata pulizia degli argini, le barriere create dall'uomo, la scarsa attenzione verso il territorio sono concause dello stato di emergenza. Nella cittadina di Scalea si registrano diversi allagamenti, in gran parte dovuti all'ostruzione dei canali. C'è già chi protesta, non c'è alcuna attenzione da parte del personale preposto, non c'è alcun tipo di prevenzione. L'allarme della Protezione Civile scatta solo quando il danno è già stato fatto. I canali si sono ingrossati notevolmente, le strade sono diventate dei veri e propri corsi d'acqua con buche profonde che rendono impossibile e pericoloso camminare. Gli allagamenti hanno interessato soprattutto la parte pianeggiante di Scalea. In alcune aree, verso via del Mulino, via Renile, via Mussurici, l'acqua ha raggiunto in strada livelli altissimi, sfiorando anche i 20 centimetri, le fogne sono scoppiate, alcune abitazioni al di sotto del livello sono state allagate. È stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Scalea, che hanno dovuto lavorare per sbloccare i punti di occlusione. Lungo la salita per Piano Grande, verso il centro storico, verso le 11.30 circa di ieri, in piena emergenza maltempo, un'automobile condotta da un anziano del posto è finita in uno scavo aperto dove sono ancora in corso lavori per posa di cavi elettrici.